Bentrovati con questa nuova rubrica di Tele Galileo, un caffè con il caffè, quest'oggi lo prendiamo con Crocefisso Miglietta, che però insomma, più abitualmente, più semplicemente viene chiamato Chris. Innanzitutto da... preferisci essere chiamato Crocefisso o Chris? Chris? Chris. Chris. Sì, sì, sì. Per gli amici Chris. Invece a casa ti hanno messo Crocefisso perché magari c'è una matrice religiosa particolarmente forte, visto che vieni dalla Puglia, oppure è stato un nome così casuale? No, mio nonno, sì, mio nonno paterno si chiama Crocefisso. Da noi è, è abitudine dare il nome del nonno paterno e mio babbo, insieme a mia mamma, un po' meno, mi ha chiamato Crocefisso. Eh, mia, ma, fine... mia mamma era disperata. Però va bene. Che nome voleva metterti tua madre? Mia mamma Alessandro, che l'ha dato poi all'altro mio fratello, quello più piccolo. Visto che anch'io mi chiamo Alessandro, quindi sono d'accordo con tua madre. Eh, certo, allora, innanzitutto tranquillizziamo i tifosi della Ternana. Le sirene che vengono da Castellammare sono solo sirene oppure c'è la possibilità di vederti giocare in Serie B già da quest'anno? No, no, speriamo di giocarci l'anno prossimo con la Ternana. Non ho già ampiamente chiarito, lo ribadisco, la mia intenzione e la volontà è rimanere qua, qua a Terni e cercare di raggiungere la, la Serie Cadetta con la maglia della, della Ternana. Anche perché è una serie che, che ti manca, no, te hai giocato tanti anni in C1, insomma sei stato per diversi anni uno dei migliori playmaker di questa categoria, però il salto in cadetteria ancora no, non siamo riusciti a farlo. Sì, hai detto bene, ho fatto dieci anni di Lega Pro, questo è l'undicesimo, ora speriamo che sia l'anno giusto. Ecco, noi ti conosciamo come insomma, centrocampista metodista, diciamo, colui che ha detto un po' i tempi, stai in cabina di regia insomma, al centro del centrocampo. Però fuori dal campo, lontano dagli spogliatoi. Che, che tipo sei? Ma un tipo tranquillo, che si vive la, la famiglia, con mia moglie e la, e la mia bambina che si chiama Aurora. Piace stare a casa, fare passeggiate per il centro, niente di particolare, una vita molto tranquilla con la famiglia. Aurora quanti anni ha? Due e mezzo, va all'asilo, qua, qua a Quaterni, si trova bene quindi siamo contenti. È difficile per, per tua moglie, anche per Aurora, magari ogni anno, Aurora è giovane, insomma, due anni e mezzo, però riabituarsi, nuove amicizie, nuove compagnie, insomma, la vita del calciatore e la moglie, la vita della moglie del calciatore insomma, è una con, continua, diciamo, un continuo primo giorno di scuola. no? Diciamo difficile è una parola grossa, però eh, cambiare tutti gli anni non è, non è semplice, non è bello, soprattutto adesso che c'è una bimba, l'anno scorso eravamo a Roma, si era abituata all'asilo con determinati amici, le maestre, ora quest'anno ha ricominciato, però si trova bene anche qua, speriamo di, di stare qua per sì. un po' di tempo. Magari come dicevi prima anche in una serie superiore, no? Sì, speriamo in una serie superiore. Quanto eh, è influenzata la scelta di una squadra in cui vai a giocare magari dalla tua famiglia? Ossia quella città piace a mia moglie, può essere adatta per, per viverci bene, scelgo la squadra del posto? Ma no, dipende dalle, dalle circostanze, perché se uno può scegliere è normale che cerca di scegliere eh, in base anche a, a esig città, certo. alle, alle esigenze della famiglia, però se uno è costretto, diciamo... Ha necessità, non ha alternative, si va, si va a giocare da, da tutte le parti. Poi la moglie ti segue. Certo. Anche perché poi, in periodo di crisi, insomma, non, non possiamo storcere il naso no? quando ci arrivano delle offerte. No, sicuramente, non bisogna storcere il naso. Te come hai com scelto la Ternana a inizio campionato? In Quest'estate hai avuto molte offerte anche magari da squadre più blasonate di categoria superiore. Come mai la scelta l'hai riposta qui su Terni? Ma La Ternana è stata una cosa. Ha sensazione, un, non lo so come dire, è stata una sensazione che potesse essere la, la società giusta. Poi ha influito il fatto di... Mi chiamava Stefano Ambrosi che era legato comunque al mister Toscano, me ne parlava bene, poi eh, stando a casa leggevo i nomi che venivano, venivano acquistati da parte della società e eh, ho deciso di venire a Terni perché pensavo fosse, fosse la società giusta. Oltre Stefano Ambrosi che già conoscevi no? perché ci ha giocato lo scorso anno a Roma con l'Atletico, con quale ragazzo è legato particolarmente? Con chi è che fate magari la classica combricola? Se, se insomma fai parte di questa, questa combricola? No, al di là che conoscevo anche Davide Sinigaglia che, che ci ho giocato a Padova, è stato anche al mio matrimonio quest'estate e sono molto legato a lui. Ma fuori dal campo diciamo, più spesso sto con Davide Sinigaglia, con Ferraro, con Max Egas, con Gianluca Litteri. Però diciamo, il, il rapporto è buono con tutti, è normale che non si può stare sempre tutti insieme. Quindi, certo, eh, uno magari lega particolarmente anche con i compagni di camera e ritiro. No? Anche quello, ma poi anche in base a se uno è singolo, certo. è sposato, eh, va, va anche in base a quello. dai. Allora, cominciamo a fare il caffè, Chris, perché voi dovete sapere che questa rubrica è offerta sia da Alfio, che come ogni settimana offre la location, ma anche da Vita Group, che dal 2012 appunto, ha preso questo nome: prima era Squisito Caffè. E come ogni settimana dovrai cimentarti anche tu con la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio. Proviamo a, a fare questo caffè. Sono preparatissimo. Sei preparatissimo? Preparatissimo, perché al campo ne prendiamo a bizzeffe. Quindi, te sei un caffeinomane, diciamo. Bravo, chiudiamo subito. Vi ricordo che poi a fine intervista Chris Miglietta, come hanno fatto tutti i suoi compagni, vai, 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 vai. come hanno fatto tutti i suoi compagni, firmerà la macchinetta che verrà devoluta in beneficenza appunto a un ente che ancora non, non abbiamo ben individuato. A casa il caffè chi, chi lo fate? Io o tua moglie? Mm, lo faccio io di solito, però dipende, a volte io, a volte mia moglie. Fatto. Ah, però non... Grazie, facciamo anche l'altro allora? Sì. Grazie. Non sei però uno di quei classici mariti, magari all'antica del Sud, che moglie deve cucinare e io sto no, no, no. sul divano? No? Non sono così, così egoista, però la, la donna deve fare quello che deve fare, il marito fa quello che deve fare. Ogni tanto si dà una mano, voglio dire. Questa è la parte più difficile dell'intervista eh? perché bisogna cercare di guardare la telecamera, di rispondere alle domande e di stare in piedi guardando anche che il caffè non esca dalla tazzina. So... No, no, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Abbiamo... È più facile questo oppure imbeccare magari in profondità nonè? Beh no, non è semplicissimo da imbeccare, no, 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 questo è molto, molto semplice da fare come, come caffè. Allora, volevo sapere un'altra cosa, te ormai hai 30 anni, diciamo, sei all'apice forse della carriera, della maturità anche calcistica. Guardando indietro nel tempo, c'è qualcosa che, che non rifaresti? Qualche scelta, magari a livello professionale? No, perché se uno fa delle cose nel momento in cui le fa è convinto di farle, quindi non credo di… cioè io sono sempre convinto di quello che faccio. Poi magari si può sbagliare, però mh, non mi pento mai, mai di niente, quindi no. Secondo te come mai, eh, nonostante insomma, sei acclamato diciamo, da tutti, anche dai più, come uno dei migliori centrocampisti della categoria, ecco perché non è arrivata mai la possibilità magari di giocare in una, in una categoria superiore? Ma questo bisognerebbe chiederlo, chiederlo a chi non ti ha comprato. Agli addetti ai lavori, però non lo so, in, nella vita ci sono momenti, occasioni che se magari non sfrutti poi non, non arrivano più. Eh, se, se ho fatto 10-11 anni di Lega Pro, ma probabilmente merito, merito questo. Poi un domani, non lo so, magari dall'anno prossimo può essere certo. qualcosa, però in questo momento è andata così, ma io sono contento, non è un problema. Ti manca un po' la Puglia? Beh, quando nasci in un, in un posto per forza ti, ti deve mancare, però poi il, il calcio mi ha portato lontano, io poi ho, ho conosciuto mia moglie che, non è, che è di Cesena, ora vivo a Cesena, però è normale che le tue radici un pochettino ti, ti mancano sempre. E la tua famiglia come, come l'ha presa quando... Insomma... Da ragazzo hai deciso di inseguire il tuo sogno, magari lasciando anche, non so, te a scuola come hai rimesso, però solitamente uno lascia da parte, magari, gli obblighi canonici e, e cerca di, di sfondare nel calcio. Mm, no, a parte che a scuola non ero uno scienziato, quindi, però ho conseguito il diploma molto, molto tranquillamente. La no? mia, mia famiglia mi ha sempre appoggiato in tutto, perché comunque vedeva che era la mia passione, dopo è diventato comunque il mio lavoro, anche se la reputo come. Una, un lavoro molto bello da fare, quindi eh, però mio babbo e mia mamma mi hanno sempre appoggiato in tutto senza farmi mancare niente. Leggevo un'intervista che rilasciasti, mi sembra, verso novembre, no? quando eravamo alla dodicesima, tredicesima giornata, e ti chiesero del Taranto, ossia dicevi noi siamo primi, il Taranto è dietro, però la squadra più forte è il Taranto, noi siamo un po' un outsider. Ecco, adesso, dopo 19 partite, la, la pensi ancora così? Mm. Anche per Scaramanzia non sbilanciamo. No, sì. no, 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 non mi sbilancio, io dico quello che penso, nel senso che il Taranto è una squadra che, che è stata assemblata un paio di anni fa, che l'anno scorso ha perso i playoff proprio contro l'Atletico Atletico Roma, è una squadra quadrata di categoria e comunque gli vanno fatti i complimenti perché sta facendo un campionato strepitoso al pari nostro. E io dico che adesso stiamo avanti noi, che bisogna continuare così, con la stessa umiltà, intensità e poi vediamo da qua, da qua al, 6, al 6 maggio. È normale che il Taranto resta una squadra per me molto attrezzata e, e di categoria. Tra l'altro, te, eh, te hai anche giocato a Taranto, mi sembra? Sì, diciamo che ci sono stato. Ho giocato <ride> perché sono arrivato praticamente quando mancavano 12 partite, mi sono fatto male, ne ho fatte solo 3. Però porto un bel ricordo, ancora ci sono dei ragazzi che giocano quando, quando sono stato io, sono stato bene a Taranto. Nel corso della tua carriera qual è la squadra dove vorresti tornare a giocare, magari anche perché ti sei trovato bene nella città? Una, un ricordo particolare che hai di una città dove hai giocato? Io mi sono trovato bene ad Arezzo, ad Arezzo stavo, stavo molto bene, assomiglia molto come, come caratteristiche a Terni, una città tranquilla dove comunque puoi uscire a piedi, si sta, si sta bene, però anche la stessa Ancona, Padova, sono città comunque dove mi sono trovato, son trovato bene. Quindi... Parlavamo prima fuori onda, forse Roma è un pochino meno a misura di, di Crismiglietta? No? No, per me, per come, per come mi piace vivere a me sì, Roma è una città comunque che ti offre tutto, sì tutto quanto però da vivere a me ho fatto un po' fatica l'anno scorso a me piace la città dove la mattina comunque esci puoi uscire a piedi o in bicicletta ecco a Roma la bicicletta non è, non è non può. anche perché visto lo smog rischi anche di, di restarci secco puoi cascare da un momento all'altro sì. puoi svenire ecco un'ultima cosa l'anno scorso hai sfiorato i playoff con l'Atletico Roma due anni fa No, L'anno scorso hai fatto la finale dei playoff con l'Atletico Roma, hai sfiorato la Serie B, due anni fa con l'Arezzo, stessa cosa, playoff e poi non, insomma, non siete riusciti a, a vincerli. Eh, Quest'anno sarà il caso di, di escludere direttamente i playoff, no? cioè, arrivare direttamente su... Di, di escludere play oh, i playoff o i playoff escludono me, quando se ci entriamo noi io <ride> non gioco praticamente. No, no, eh, purtroppo nei playoff ci sono tanti fattori che li possono influenzare. Secondo me la cosa principale è la condizione fisica, chi arriva meglio nella condizione fisica nei playoff può fare la differenza. Speriamo di non arrivarci e di vincerla direttamente questo campionato, anche se è dura da qua alla fine. Allora Chris, io direi di prendere il caffè perché credo che sia diventato già abbastanza freddo. Ringrazio come sempre Vita Group che ci ha fornito il caffè, ringrazio Alfio, Trattoria Moderna che ci ha fornito la location. E come ogni suo collega Chris alla fine firmerà questa macchinetta. Allora, che dire, in bocca al lupo e facci sapere come sta Aurora, perché magari un giorno la vedremo anche lei una, come sportiva, no? non come calciatrice. Però che ne so, che sport consiglieresti a tua figlia? Ma no, farà quello che, che gli piacerà fare. però a me piace il tennis per, la, per, le, per le donne. Però speriamo venga su. Bene, e in salute, poi il resto è relativo. Diciamo. Ah, Un'ultima cosa, Cristian, che non ti ho chiesto come ti vedi come padre? Pensi di essere un papagiroso? So che ti vedo molto apprensivo come persona, insomma, uno che ha vecchi valori, no? però è con tua figlia come sarai? Uguale, no, no. a me ho vissuto sempre con dei principi e dei valori importanti e cercherò di trasmetterli anche, anche a mia figlia. Tra l'altro, ne aspetto un'altra, sempre femmina. quindi Cercherò di fare, fare quello, poi, poi non si sa, eh, bisogna essere anche un pochettino fortunati. Tua moglie la pensa come te oppure magari un pochino più libertina? No, no mia moglie è obbligata a pensarla come me, non, non ci sono alternative. È un uomo del sud, no, eh? No, no, sto, 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 sto scherzando, però anche mia moglie la, la, pensa, la pensa come me. Va bene, Cris, ti ringrazio, beviamoci questo caffè. Ringrazio anche Alberto Francioli che ha curato la regia e il montaggio.